Sei su Voci.fm. E continuano le interviste casalinghe di Voci.fm. Noi non ci fermiamo mai, neanche in questa maledetta pandemia. E questa volta è il turno di una giovane, brava attrice e doppiatrice, nonché mia carissima amica, Marta De Lorenzis. Ciao Marta, come stai? Ciao Alessandro, ciao Voci.fm. Io sto bene, sono a casa come tutti noi in questo periodo. Però grazie per avermi ospitato nelle tue interviste. Figurati, grazie a te per essere presente, per essere qui con noi. Anzi, ne approfitto per dire che Marta è nostra grande fan, ci segue moltissimo, soprattutto i miei articoli, infatti questa è una cosa che mi fa molto piacere. E cominciamo col chiedere come stai passando il tempo a casa in questo periodo. Diciamo che io sono una abituata a stare a casa pochissimo, cioè proprio ecco. Distanti, quindi appena posso, anche se non ho nulla da fare, faccio una passeggiata, però mi allontano sempre da casa. Quindi in realtà quando è successo tutto, è iniziato tutto, ho detto no, io qua non ce la faccio. Invece sai che alla fine sto reggendo. Stai reggendo. No, è anche un periodo che diventa creativo, cioè per chi come noi, appunto, gli artisti si sa che poi a un certo punto qualcosa devono fare, devono creare, quindi... Senti, partiamo dalla domanda più ovvia. Come ti è partita la passione per la recitazione e come ti sei formata? Allora, io da sempre, da quando ero piccolina, ero appassionata di teatro, volevo recitare, volevo salire sul palco, andavo spesso a teatro, ho avuto la fortuna di essere portata fin da piccola dai miei genitori, ma ero timidissima, ma proprio timida, tanto da non riuscire a iscrivermi a un corso di teatro fino ai 20 anni, credo, quindi pensa che il grado di timidezza che avevo. A un certo punto ne avevo talmente bisogno che basta, mi sono detta no, qua devo fare qualcosa, devo cominciare, e ho cominciato con il teatro. E poi dopo alcuni anni, insieme al mio attuale compagno, che anche lui è un attore, un regista, un drammaturgo, abbiamo deciso di aprire un piccolo teatro a Pinerolo da 30 posti, quindi molto molto piccolo, però dove facciamo una stagione teatrale, facciamo dei corsi di teatro. E poi però a un certo punto ho dovuto anche dar voce alla passione per il doppiaggio. Infatti, per i fan di Tempesta d'Amore, tu sei la voce della protagonista, Denise. Sì, purtroppo ex protagonista, ci siamo sposati da poco, siamo partiti verso Parigi, speriamo però di tornare come tutti i personaggi, tutti noi speriamo un giorno di farci rivedere. Senti, com'è nata questa cosa? Come ti hanno scelto? Innanzitutto, vabbè, Tempesta d'Amore, per chi non lo sapesse, viene doppiato in uno studio di Fiorino, la Video Delta, e io già lavoravo lì da un annetto, però proprio a livello di Brusil, quindi veramente avevo fatto poco da loro, era soprattutto, è stato un anno di palestra, che poi non si finisce mai di far palestra, infatti ho continuato a farla e tanta. E diciamo che poi quando è arrivata questa nuova protagonista ho avuto anche un po' la fortuna di essere molto adatta come voce a lei, quindi era un po' voce volto molto forte, ho fatto il provino e poi ho avuto anche la fortuna appunto di vincerlo e di poter iniziare questa palestra, questo percorso bellissimo, difficilissimo, perché per chi all'inizio chiaramente è un personaggio difficile da sostenere, no? Un protagonista. Eh sì, certo, infatti tu sei comunque una voce giovane, nel senso che hai anche la carriera giovane, quindi giustamente più che sei abituato appunto, come hai detto tu, magari a fare delle robe un po' più piccole, viene un attimo il coccolone, come si suol dire, però... Però questa è anche la fortuna di incontrare dei posti, dei luoghi che ti danno comunque fiducia anche se sei giovane, no? Quindi anche se finora ti hanno provato su cose più piccole, ma ti hanno comunque provato, poi alla fine ti danno fiducia, ti danno coraggio e poi alla fine cerchi di mettercela tutta, insomma, con tutte le difficoltà. Certo, beh, giusto. Molto formativo anche, quindi. Largo ai giovani, come si vuol dire. Ma senti, c'è una domanda tra l'altro che molti mi hanno fatto e io sinceramente non riesco mai a dare una risposta, vediamo se magari riesci a rispondermi tu, no? Sai che i personaggi delle soap opere non sono molto noti per, diciamo che hanno un loro modo, ecco, di recitare, no? E quindi qualcuno ogni tanto mi domandava: senti, ma come mai questi i doppiatori che doppiano i personaggi delle soap opere sembrano anche loro, diciamo, non molto bravi, no? E io allora dicevo: non è questo, è che giustamente dipende anche dal tipo di ruolo che bisogna fare, insomma, dipende da tante cose. Certo, sì, di
dipende, ma quello va chiaramente un po' a fortuna, il livello di un attore, di una soap opera spesso dipende anche un po' dal percorso, dipende anche dall'età dell'attore, magari non ha lo stesso livello di recitazione di un attore di cinema, appunto in un film, però c'è anche da tenere in conto, secondo me, il fattore tempo, esatto. Il fattore che è presente sia nelle scene che vengono girate dagli attori, che poi noi doppiamo, e sia per i doppiatori che vanno poi a doppiare questi attori, quindi assolutamente bisogna dimenticarsi i tempi lunghi dei doppiaggi del film, quindi le battute chiaramente non possono essere ripetute tanto quanto quelle di un film, quindi bisogna dare un po' buona la prima, ecco, più vai veloce meglio è, non a discapito della qualità. Però io credo che più che una sensazione di minor bravura, credo che sia uno stile un po' diverso, quindi va un po' a gusto, come un po' tutte le cose. Chiaramente le soap opera hanno una recitazione che è molto semplice, ma o più che altro molto chiara, no? Cioè quando un personaggio è allegro è veramente allegro, quando è triste è chiaramente triste, cioè sono un po' più forse didascalici nella recitazione, quasi come i cartoni animati più o meno, diciamo. Esatto, sì. Comunque è un prodotto che deve svagare, quindi è un prodotto che non deve essere difficile da capire, da cogliere, quindi bisogna guardarlo però senza essere insomma affaticati dalla comprensione, quindi credo che poi il doppiaggio si adegui anche a questa cosa. Io credo che sia più uno stile, una caratteristica di quel prodotto, più che una qualità diversa, per la mia opinione. Certo, poi tu tra l'altro l'hai anche incontrata questa attrice, se non sbaglio. No, ci siamo incontrati come ci si incontra ormai ultimamente, cioè sui social. T'ha fatto i complimenti però, no? Giusto? Sì, beh, è stata carinissima, è stata simpaticissima. Un anno fa mi è arrivato questo suo messaggio su Instagram, non me lo sarei mai aspettata, infatti ero felicissima, e diceva, è stata molto carina, schietta, ha detto guarda, non capisco niente di quello che tu stai dicendo, però il suono, la voce mi piace, credo che ci stia molto bene, quindi già quello per me era una bella soddisfazione. Joshua, non avrei mai pensato di poter amare tanto qualcuno. E poi sei arrivato tu. Mi hai dato la sicurezza di poter nuotare nell'oceano. Per quanto profondo, per quanto agitato e imprevedibile sia. Anche se non riesco a vedere la riva, non ho paura. Perché so che ci sei tu al mio fianco. Per sempre. Ti amo tanto. Da impazzire. Senti, tu mi parlavi di teatro, che appunto hai un piccolo teatro a Pinerolo. Se non sbaglio è considerato forse uno dei più piccoli, se non sbaglio, d'Europa. Rientra nella categoria dei 7 più piccoli d'Europa. E ce ne sono altri, ce n'è uno, se non sbaglio, in Inghilterra, uno in Romania, in Francia, e poi ci siamo, non li ricordo tutti, poi ci siamo anche noi. Non tanto piccolo come numero di posti, perché teatri da 30 posti, soprattutto nelle grandi città italiane, ce ne sono veramente tanti, ma per rapporto posti metri quadri, quindi noi abbiamo 30 posti in 35 metri quadri, questo al momento diciamo è un primato italiano, finché poi qualcuno non ci supererà, ecco, quindi ce lo teniamo stretto. Speriamo di no, in questo caso, cioè di solito uno dice speriamo di sì, perché così almeno uno si ingigantisce e si apre, però nel vostro caso è un po' il contrario. Tu mi dicevi anche che appunto insegni, se non sbaglio. Sì, io diciamo più che insegnare ho in mano la parte organizzativa dei corsi di teatro, però poi facciamo corsi sia per adulti che per ragazzi. Il docente in realtà è il mio compagno Samuel Bocchi, anche lui è un attore, regista, forse l'ho già detto anche prima, e insomma abbiamo dito un po' una piccola scuola di teatro per adulti, ragazzi, insomma per chi ci vuole cimentare e poi magari intraprendere la carriera dopo, oppure soltanto per chi vuole assaggiare il teatro, vuole mettere certo, in gioco. Certo, ti faccio questa domanda: la differenza, cioè se c'è una differenza tra recitare a teatro e al doppiaggio, e com'è poi insegnare anche la stessa recitazione ad altre persone? Per quanto riguarda la differenza tra teatro e doppiaggio, direi tanta, non è vero che sono, almeno per quanto riguarda me, non è vero che fa la stessa cosa. Infatti per chi viene dal teatro tante cose vanno un po' ridimensionate, vanno un po' capite, e nel teatro c'è
tanta libertà in più, forse. E tempo anche. E tempo, bravo, esatto, tanto. Esatto. Quindi sia quando si è sul palco si è forse un pochettino più liberi, chiaramente rispettando tutte le indicazioni della regia, delle prove che sono state fatte. E poi, come dici tu, il fattore importantissimo è il tempo, nel senso che tu a teatro veramente vai a fondo su un personaggio, cerchi di conoscerlo, cerchi di metterci del tuo, cerchi veramente di viverlo, e lo vivi effettivamente, perché lo vivi per tanto tempo, perché un'ora è tanto, vivere per un'ora nei panni di qualcun altro è tanto, e ci entri veramente dentro a 360 gradi. Il doppiaggio è un pochettino diverso secondo me invece, perché ci entri ma poi ci esci continuamente, no? Perché chiaramente, come sai benissimo anche tu, le scene vanno doppiate, gli anelli, poi dopo ti passa un altro anello, ma c'è una pausa, quindi si entra e si esce costantemente un po' dal personaggio. E devi tra l'altro fare una cosa che è già stata fatta in questo caso, non è che è una cosa, sì, che parte da te originaria. Esatto. E quindi devi seguire giustamente quello che ogni sfumatura che ha già fatto quell'attore lì o quell'attrice lì, certo, nel tuo caso. Senti, rimaniamo nell'ambito voci, visto che qua siamo su voci.fm, dal doppiaggio passiamo alla radio, perché tu sei anche speaker radiofonica. Sì. Ho dei problemi di iperattività, evidentemente, perché devo risolverli. No, sono anche speaker radiofonica. Diciamo che la radio è nata un po' più per caso. Mi ha sempre affascinato e mi sono iscritta a un workshop, ho cercato anche lì di imparare delle cose, ma non pensavo in realtà poi che potesse diventare anche una professione. Mi hanno soprattutto suggerito gli altri di buttarmi, di provarci, di farla, e quindi ci ho provato e mi è piaciuta tantissimo, ma proprio tanto 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 da non poter fare a meno, ecco. Quindi anche quello, un mondo bellissimo, un altro modo di usare la voce, ma veramente bello. Infatti tu sei in onda ogni mattina su Radio Bequit, è una radio locale, quindi zona, arriva anche fino a Torino, comunque della una radio del Piemonte, un FM, e sono in onda tutte le mattine. Al momento, vabbè, c'è un orario un po' diverso, dalle 9.40 alle 11, chiaramente per il periodo in cui siamo è un po' tutto cambiato, però più o meno sono quelli gli orari, da lunedì al venerdì, ecco. Ed è arrivato un messaggino da un nostro ascoltatore, Alessandro. Ciao Alessandro, che ci scrive a proposito dei travestimenti, perché prima abbiamo visto che sta spopolando questa moda di uscire per strada travestiti da Tirannosauro Rex, ma io vi dico, ma quando veramente ci saranno le persone in giro e ne avrete il coraggio, da che cosa vi vorreste travestire? Era questo l'invito di Mi Ritorno in Mente. Alessandro ci ha scritto: io vorrei travestirmi da ippopotamo perché mi piacciono tanto. E beh, ognuno c'ha i suoi gusti. Bello, l'ippopotamo anche a me piace tanto. Quindi se lo fai dimmelo, che magari prendo spunto anch'io, ci possiamo incontrare, ci facciamo un giro da ippopotami, perché no? Continuate a scrivermi 339-6300-192. E se tra poco vi dicessi che magari quest'estate ci dovremmo travestire da drive-in, cosa ne pensate? Tra pochissimo ne parliamo. In questa trasmissione si parla di un sacco di cose, no? Cose varie, diciamo. Sì, un po' quello che succede nel mondo, cose varie, cose leggere, ma cose strane che, insomma, attraverso un po' il sorriso, la risata, lo scherzo, poi ci fanno effettivamente un po' riflettere su come vanno le cose nel mondo, però all'insegna della leggerezza. Eh beh, giustamente. Che poi anche lì, vedi, ci sono differenze anche lì, ad esempio, tra il doppiaggio e lo speakeraggio radiofonico. Sì, tante, anche lì. Nella radio c'è meno tecnica, il doppiaggio credo che sia quello con più tecnica, quello dove bisogna stare molto attenti alle piccole cose, alle piccole sfumature. La radio è un po' più libertà comunque controllata, anche come nel teatro, e bisogna mettersi tanto in gioco. Secondo me nella radio devi mettere in gioco a 360 gradi, un po' far venire fuori la tua personalità, e quindi un po' uno scalare dentro te stessi e vedere che cosa viene fuori, e rapportandosi col pubblico, però con quello strumento, usando solamente la voce. Quindi secondo me è una bella sfida, e sì, se si ama lavorare con la voce è da fare, da provare. Eh sì, bisogna poi saper parlare soprattutto quando te la racconti da solo, come capita magari a volte qualcuno che ti spalleggia, è ancora più difficile, tra l'altro, perché sei sempre lì che dici: ok, adesso cosa dico, però bisogna partire, giustamente, bisogna essere dinamici e mai mosci. Rimanendo sempre nel campo della voce, e mi collego anche al libro, tu hai scritto un libro? Sì, più che scritto, in realtà, come si può dire, è un libro fotografico, quindi okay, un libro... l'avete illustrato. Esatto, ecco, bravo, il termine adatto.
è un libro fotografico di una sessantina di nostre immagini, nostre foto, si intitola Fuga dalla realtà, come il nostro progetto fotografico, appunto Fuga dalla realtà. E secondo me può essere interessante perché c'è tanto teatro dentro queste immagini, dentro questi scatti, quindi si vede, chiaramente ce lo dicono, che siamo due attori, perché altrimenti queste immagini non potrebbero venire in questo modo. Però è un bel gioco teatrale, nel senso che noi pensiamo anticipatamente una foto, un'immagine, una scena, poi ci rettiamo sul luogo, come dire, del delitto, ecco, dove andremo a comporre l'immagine, e cerchiamo di far diventare un'immagine, una scena così apparentemente normale, un qualcosa di surreale, di strano, un po' di onirico a volte, e un po' tutto sempre all'insegna dell'ironia. L'ironia è un po' la chiave iniziale di lettura di tutte queste immagini. Certo, infatti spesso vedo i video sul tuo profilo Facebook e sono favolosi, infatti sono sempre divertentissimi e molto, però molto, molto artistici. È quella la cosa molto bella e singolare, perché insomma, diciamo, oggi nella nostra epoca è anche facile fare video divertenti, cioè ce ne sono di tutto e di più, però fare anche video fatti bene e con un significato artistico, con uno stile eccetera, non è facile. Come hai detto tu prima, giustamente, essere attori aiuta anche in quello. Sì. Poi una cosa che ci tengo a dire, che in realtà è un po' la cosa fondamentale di queste foto, che poi le rendono anche interessanti, è che c'è completamente l'assenza di utilizzo di Photoshop, quindi nessuna immagine è ritoccata, niente viene aggiunto, niente viene tolto, quindi quello che questa fuga, questa breve fuga in questi micromondi che noi creiamo, in realtà avvengono per un attimo, sono esistite, e le persone magari che passavano in quel momento per strada ci vedevano fare questa foto, comunque l'hanno vissuta veramente in tempo reale. Quindi questo è forse un punto di forza del progetto e un punto di forza anche per a livello teatrale, quindi tutto succede, accade però in un certo momento. Questo libro si può trovare online? Come non l'ho detto, è edito da TV Edizioni a cura di Alessandro Allocco. Si può trovare sia online che in qualsiasi libreria, quindi quando poi riapriremo, insomma, ci torneremo in circolo, nelle librerie si può trovare, oppure si può ordinare online come qualsiasi altro libro. Perfetto, quindi mi raccomando, se non volete ordinarlo, mi raccomando, la prima cosa che fate non appena uscite di casa è andare a comprare il libro di Marta e Samuel. Mi raccomando, correte in libreria, ne vale veramente la pena. Va bene, noi qua i consigli di Alessandro, cioè, beh, per quello che vale. Ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto piacevole, ti ringrazio per essere stata con noi, speriamo di rivederci presto fuori in sala. Esattamente, va bene, grazie mille. Grazie Marta, grazie Alessandro, un saluto a tutti gli ascoltatori di Voci FM e grazie a te, a presto, ciao. Voci.fm, il sito delle voci.